Ben ritrovati e buon giovedì a tutti voi telespettatori di Diffusion. Come ogni settimana, il giovedì è la puntata che noi siamo soliti dedicare al rapporto con i nostri amici a quattro zampe. Nello specifico, questa settimana ci occupiamo di comunicazione interspecifica. Quindi andiamo avanti nel nostro percorso alla conoscenza dei metodi migliori quando si porta a casa un cuccioletto. Grazie Deborah per la linea. Ciao a tutti e ben ritrovati, eh, sono Giulia Serrao, l'educatore cinofilo APNEC, in compagnia del mio amico Pistacchio. Oggi eh, continuiamo la nostra chiacchierata di cinofilia e, e parliamo della comunicazione interspecifica, ovvero della comunicazione tra specie diverse, nel nostro caso eh, cane e uomo. Come potete capire è fondamentale riuscire a comunicare tra uomo e cane proprio perché per una serena convivenza è necessario riuscire a capire, a comprendersi sia a livello di vita quotidiana sia anche nell'educazione. Ovviamente è una cosa che deve partire da noi esseri umani riuscire a capire quello che il cane ci vuole dire, a interpretare i segnali che ci manda e quindi a ehm, cercare di far capire quello, nel suo linguaggio quello che noi umani vogliamo eh, comunicare e, e dirgli attraverso appunto dei segnali coerenti. E gli esseri umani ehm, hanno tre tipi fondamentali di comunicazione, la comunicazione verbale, metaverbale e paraverbale. Quando eh, parliamo di comunicazione verbale eh, mi riferisco all'uso eh, all delle parole, quindi è, è il tipo di comunicazione a cui siamo eh, più abituati. Normalmente noi quando parliamo utilizziamo parole, costruiamo eh, frasi e parole alle quali attribuiamo dei significati ben precisi, per cui eh, utilizziamo il terra, utilizziamo il seduto, utilizziamo andiamo, fermo e ognuna di queste eh, parole ha un significato ben preciso. Eh, il cane, eh, questo tipo di comunicazione diciamo, non no rappresenta il suo eh, la sua principale modalità di comunicazione, in quanto eh, nel cane ovviamente non esiste la parola, hanno un altro tipo di comunicazione sonora che è costituita da by, da ringhi, eh, da uggiuli, però diciamo che non rappresenta la comunicazione, il modo di comunicare principale e quindi eh, già qui dobbiamo trovare un punto di incontro tra il nostro eh, comunicare attraverso le parole e, e, il loro <coughs> e la loro comprensione delle nostre parole. Quindi è necessario che noi eh, andiamo a spiegare eh, loro il significato delle parole che utilizzeremo e che vogliamo che loro eh, comprendano e capiscano. E in seguito vi, farò, vi racconterò come spiegare e quindi tradurre la nostra parola in un linguaggio per loro comprensibile. Quando utilizziamo comunque le parole è indispensabile fare attenzione a alcune cose. Ad esempio l'uso di sinonimi. Per noi è assolutamente naturale eh, utilizzare eh, delle parole che hanno lo stesso significato in maniera eh, interscambiabile, per cui posso dire terra, come posso dire giù, come posso dire cuccia. Per noi lo, il significato è lo stesso. Per il cane non è esattamente così. Un altro esempio, ad esempio eh, posso, che posso farvi è il... Il ferma piuttosto che aspetta oppure resta oppure stop per noi il significato è lo stesso per il cane eh, non è così nel senso che nel momento in cui io gli spiego il significato eh, di eh, una parola sarebbe opportuno utilizzare sempre quella parola per eh, fargli eh, eseguire quella, quel comando, per cui eh, indifferentemente posso usare una parola dall'altra, però nel momento in cui il cane impara il significato del, terra, del termine terra, sarebbe opportuno utilizzare sempre la, la parola terra per fare sdraiare il cane e quindi non scambiare eh, parole. Un altro consiglio utile su come usare le parole è l'ordine delle parole. Vi faccio un esempio più classico che spesso mi capita di sentire. Ad esempio, un cane che abbaia e il proprietario dice non abbaiare. Ora, supponendo che il proprietario conosca il significato dell'abbaiare, è abbastanza improbabile. Che il cane capisca che io proprietario nel momento in cui antepongo il termine non eh, al verbo abbaiare, lui capisca che il non abbaiare vuol dire il contrario dell'abbaiare, per cui, piuttosto che andare a complicare la vita a, al cane e quindi poi eh, con risultati molto eh, incerti, invece di appunto utilizzare frasi complicate come non abbaiare, basterebbe un semplice no che è appunto una semplice parola che tutti i cani dovrebbero conoscere, il cui significato dovrebbero conoscere. Un, uh, un altro consiglio sull'uso delle parole è la ripetizione delle parole. Spesso uh, in educazione mi capita appunto di assistere a persone che nel momento in cui chiedono un seduto al cane, il cane non, non si mette subito seduto, eh, continuano a ripetere la, 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 la richiesta più volte, per cui gli dicono seduto, 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 seduto. Questo non va assolutamente bene perché eh, abituano il cane a non rispondere eh, alla, alla richiesta la prima volta che gli viene fatta, ma lo abituano a rispondere magari dopo dieci volte che glielo chiedo. Quindi sarebbe opportuno eh, avere un utilizzo delle parole abbastanza eh, consapevole. E, tuttavia, appunto, come vi dicevo, eh, il, te, il, il significato delle parole. All'inizio, per il cane, eh, sono eh, suoni senza il minimo significato, per cui se io gli dico arriva un cucciolo di due mesi a casa, gli dico eh, a terra o seduto o aspetta, per lui è solo un suono senza significato. Quindi sta a me a, a attribuire a quel suono eh, il, un significato. I cani eh, da recenti studi sembra che riescano a capire fino a 2000 parole. Quindi hanno tutte le eh, capacità di comprendere quello che noi gli diciamo. Sta a noi la eh, responsabilità e il compito di eh, insegnare queste parole e il significato di queste parole. In che modo lo facciamo? Attraverso la comunicazione metaverbale. Cos'è la comunicazione metaverbale? È un tipo di comunicazione che eh, utilizza la eh, gestualità, la mimica facciale, lo sguardo, eh, la postura del corpo, quindi la posizione, i movimenti del corpo. E attraverso eh, questa comunicazione eh, l'uomo, diciamo che la utilizza nel quotidiano, ma forse la utilizza in maniera un po' involontaria, inconsapevole. Se io adesso vi sto parlando, non sto pensando a come mi sto muovendo o come il mio viso a cosa esprime il mio viso. È una cosa che viene del tutto involontaria. Tuttavia nei cani è un tipo di eh, linguaggio molto molto comprensibile, sicuramente molto di più di quello che è la comunicazione verbale, perché eh, i cani tra di loro comunicano molto attraverso questo tipo di di linguaggio attraverso il corpo, attraverso la posizione della coda, delle orecchie, la postura, eh, gli occhi e quindi per loro è molto più comprensibile e molto più immediato come tipo di comunicazione. E vi faccio eh, un esempio, ad esempio eh, come appunto tradurre il significato del, di un termine. In, ehm, in un linguaggio per il cane comprensibile. Eh, in educazione, di solito quando si va a, a insegnare eh, al cane i vari esercizi, si utilizza e si associa sempre alla parola, quindi al comando verbale, eh, un gesto, proprio perché il gesto, come vi dicevo prima, è molto più comprensibile per il cane. Per cui nel momento in cui eh, arriva sempre il solito cucciolo di due mesi e io lo guardo e gli dico terra, il cane mi guarderà e mi dirà ma che cosa sta dicendo questa? Ovviamente devo spiegargli cosa voglio che lui faccia. Lo faccio attraverso il gesto, per cui eh, gli farò assumere quella posizione attraverso il gesto e il bocconcino, come eh, dicevamo l'altra volta. In questo modo il cane capirà... Quello che gli sto chiedendo e in quel, in quel, nel momento in cui ho assunto la posizione del terra, a quel punto vado a introdurre il termine terra. Una volta, due volte, tre volte, dopo un po' di ripetizioni, il cane avrà associato quella posizione a, quella, a quel suono, a quella parola. E a quel punto potrò eventualmente eh, eliminare eh, il, il gesto in quanto il cane avrà appunto capito il significato della parola terra e quindi non ci sarà più bisogno della mia gestualità per farlo stendere a terra, ma basterà eh, il semplice eh, comando terra per far sdraiare il cane. Un altro esempio molto importante di come viene utilizzata la comunicazione eh, metamerbale nella, nel rapporto con il cane, ad esempio nelle, in educazione, è il richiamo. Nel richiamo è molto molto importante la nostra uh, posizione del corpo e, e la, i nostri movimenti, perché a seconda di come, eh, noi, eh, di come il nostro corpo um, è disposto, eh, sare, il cane sarà più o meno eh, invogliato a venire <coughs> da noi. Ad esempio, io consiglio sempre, appunto, che per invogliare, per far venire il cane da noi è opportuno sicuramente avere una posizione del corpo eretta, aprirsi nel vero senso della parola, quindi allargare le braccia e richiamare il cane a sé. In questo modo io lo sto proprio accogliendo a braccia aperte. Eventualmente eh, una cosa che sicuramente aiuta è inginocchiarsi quando il cane sta arrivando da noi, perché inginocchiandomi io un, pochino, eh, un po' da una parte riduco il volume del mio corpo e quindi il cane non mi vede più come eh, un essere grande e imponente, e eh, dall'altra parte eh, mi metto alla sua altezza, per cui anche riduco. La, la distanza tra i nostri occhi è un po' come quando parliamo con i bambini ci, ci, ci mettiamo inginocchiati per essere alla loro altezza è un po' una, una condizione di amicizia ci stiamo uh, aprendo e ci stiamo mettendo al loro livello di contro se richiamo il cane eh, in una posizione eh, magari eh, quando arriva da noi mi protendo verso di lui, eh, piegandomi su di lui, eh, questa posizione può essere mal interpretata dal cane, in un certo senso è come il cane viene da me, io lo sto schiacciando con il mio corpo. Eh, ovviamente. Sono uh, discorsi abbastanza uh, generalizzati, dipende anche dal tipo di cane e da, dal tipo di rapporto, però in un cucciolo, in un cane uh, pauroso, insicuro, un atteggiamento di questo tipo può indurlo a entrare in soggezione, ad aver paura, perché, ripeto, uh, andiamo a imporci sul cane, a schiacciarlo un pochino. E quindi... Eh, queste eh, cose, questa cosa del richiamo è eh, spesso un errore che vedo fatto nei proprietari proprio perché eh, noi ci muoviamo <coughs> ma eh, non pensiamo ai nostri movimenti, mentre quando interagiamo con i, con i cani è molto importante eh, pensare non solo alle parole ma soprattutto ai movimenti che facciamo, anche perché appunto spesso quello che per noi esseri umani ha un... Eh, significato eh, per i cani ha tutt'altro tutt significato. Vi faccio l'esempio dell'abbraccio. Per noi abbracciare una persona è un segno di, di affetto, di, di amicizia ed è una cosa bella e naturale. Eh, abbracciare un cane non è Visto eh, allo stesso eh, dal cane, non è visto nello stesso modo. Abbracciare un cane vuol dire appunto cingerlo con il nostro braccio, mettergli una, un braccio sulla spalla. E questo eh, nel linguaggio canino ha un significato tutto diverso rispetto a quello che, lo ha, che ha per noi, perché eh, è un incontro tra due cani: eh, quando eh, un cane dominante vuole imporsi sull'altro cane. Uno delle, una delle cose che fa è proprio poggiare la zampa sulla, sul dorso dell'altro cane. In questo modo si sta imponendo, sta dicendo io sono il dominante, io sono più forte di te. E quindi questo nostro abbraccio può essere mal interpretato dal, dal cane. Un altro esempio è il, il sorriso. E per noi, anche lì, il sorriso è segno di contentezza, di felicità, un segno comunque di amicizia. Eh, nel cane, eh, mostrare i denti ha, come potete eh, immaginare ha tutto un altro significato perché il cane mostra i denti quando, quando ringhia, quando sta, sta avvertendo una minaccia, ti sta minacciando. Per cui. E appunto alcuni comportamenti che eh, per noi hanno un significato dobbiamo sapere, essere consapevoli che per i cani hanno un, tutto un altro significato. Cioè da dire poi che i cani, soprattutto se vivono eh, da anni insieme a noi, hanno imparato a. <coughs> capire le nostre eh, incongruenze, le nostre incoerenze nel linguaggio e quindi eh, hanno anche capito che quello che è il nostro abbraccio non è una minaccia. Però, ripeto, ci sono cani, soprattutto quando oh, cani sconosciuti che non conosco, con i quali è meglio evitare determinati atteggiamenti. E il terzo tipo di comunicazione eh, che viene utilizzato nel, nel rapporto Cane, uomo, è la comunicazione paraverbale. La comunicazione paraverbale consiste nella modalità con cui eh, noi utilizziamo il suono, ovvero la modulazione della voce, eh, il tono, il volume, la velocità con cui parliamo. E eh, anche questa, come, eh, la, come nel caso della comunicazione metaverbale, è un tipo di comunicazione che l'uomo utilizza sempre. Eh, anche se non sempre eh, avviene in maniera volontaria, perché eh, viene abbastanza spontanea eh, modulare la voce a seconda, ad esempio, dei nostri stati d'animo. Se sono triste utilizzerò magari un tono di voce sommesso, un volume basso, se invece voglio esprimere contentezza avrò un tono squillante, una <coughs> magari parlerò velocemente. E, eh, il cane recepisce molto eh, questo, questo cambio di tonalità e modulazione, per cui è molto importante non usare mai con il cane una voce monotona, ma modulare sempre eh, la voce anche eh, in base a quello che gli sto chiedendo, per cui nel momento in cui vado a lodare il cane, utilio, utilizzerò un tipo di voce, una tonalità di voce, un volume di voce completamente diverso rispetto alla voce che invece utilizzerò eh, quando lo voglio eh, rimproverare. E la stessa cosa in educazione. Quando in educazione vado a fargli una richiesta a seconda del tipo di richiesta, a seconda del tipo di risposta. Che voglio ottenere dal cane, utilizzerò eh, un tono di voce diverso, un volume diverso, una velocità diversa. Ad esempio, nel, nel momento in cui voglio che il cane si sieda, non utilizzerò una voce cantalenante, una sorta di richiesta del tipo seduto, come spesso mi capita eh, di eh, sentire da molti proprietari, ma dovrò con il mio tono di voce essere Convincente, cioè il mio tono di voce in sé a far sedere il cane oltre alla, al, al termine seduto. Per cui utile, devo essere convinta e decisa in maniera tale che il cane mi, se, mi sente ferma eh, nella voce e in automatico si siederà. Per cui gli dirò seduto, ferma, decisa una volta senza bisogno di ripetere. La stessa cosa nel bravo, non usiamo bravo con voce depressa e sottomessa. Se devo lodare il cane devo fargli sentire che lo sto lodando, che ha fatto qualcosa di bello, per cui gli dirò bravo. E infatti anche qui eh, utilizzo dei suoni anche eh, alla velocità diversi a seconda di quello che voglio dirgli, per cui nel momento in cui voglio calmare il cane o lodarlo... Andrò ad allungare le parole, per cui gli dirò bravo, eh, buono, piano, cioè cerco di eh, allungare il suono. Nel momento in cui invece voglio fermare il cane oppure voglio eh, rimproverarlo, dovrò avere un tono secco, deciso, breve. No, stop, fermo, così. O ancora, eh, quando voglio incitare il cane a fare qualcosa o a venire da me, utilizzerò magari una parola breve eh, ripetuta, per cui su, 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 dai, 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 cerca, cerca, cerca. In questo modo cioè, vado a eh, stimolare il cane e a, e a eccitarlo. Quindi anche solo attraverso il mio suono eh, della parola, il mio suono, andrò a ottenere un risultato indipendentemente da quello che poi eh, è la parola, per cui quindi, posso usare una stessa parola ma questa parola assume co significati completamente diversi a seconda eh, del, di come quella parola la pronuncio. Per cui ehm, concludendo voglio appunto farvi <coughs> riflettere sul fatto che appunto Nell'educazione come nella vita quotidiana di tutti i giorni, eh, la nostra voce ha una, è uno strumento molto importante ed è, è il miglior rinforzo e la migliore punizione che abbiamo a disposizione. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao. Anche per oggi Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo che se avete delle domande da fare ai nostri esperti potete mandare un'email a programmi chiocciola di i Io vi do appuntamento a domani, domani è venerdì sera e quindi andiamo tutti a ballare.